Le guerre puniche furono combattute tra Roma e Cartagine. Ci furono due guerre. Allora, iniziamo dalla prima. La prima guerra punica durò dal 264 a.C. al 241 a.C. La vera ragione per cui scoppiò questa guerra era per il controllo della Sicilia. Allora, scoppiò perché il tiranno di Siracusa, Gerone II, era in conflitto con i Marmetini, che era un gruppo di mercenari campani che, prima soldati e poi cacciati da Gerone stesso, si erano stabiliti a Messina. I Mamertini, minacciati dai Siracusani, nel 265 a.C. chiesero a Cartagine l'invio di aiuti militari e, poco dopo, preoccupati della presenza militare di Cartagine stessa nella loro città, chiesero nuovamente aiuto, questa volta però ai romani. Roma decise di accettare, anche se aveva molte esitazioni, perché Roma credeva che per dichiarare guerra ci doveva essere un motivo ben chiaro. Ma con tutte queste esitazioni accettò di mandare l'esercito in Sicilia e ovviamente lì ci fu il primo contrasto tra Roma e Cartagine. Quindi da quel primo contrasto nasce la prima guerra punica. Allora, i Romani quindi intervennero provocando l'inizio, come ho già detto, della prima guerra punica, dal 264 a.C. Avevano occupato Messina e costrinsero alla resa Siracusa, che si era alleata con Cartagine, e poi portarono sotto il loro controllo tutta la Sicilia orientale, fino ad Agrigento, che fu conquistata nel 261 a.C. Tuttavia, era chiaro che sarebbe stato impossibile cacciare i cartaginesi dall'isola, sino a quando essi avessero mantenuto il predominio sul mare, che garantiva i rifornimenti e i rinforzi alle loro roccaforti. Roma decise perciò di allestire una grande flotta da guerra. Questa decisione fu molto coraggiosa da prendere per un popolo che era per lo più per i combattimenti di terra e Cartagine era per lo più sulle flotte navali. Questa scelta però fu vincente perché nel 260 a.C. una formazione di 120 navi da guerra al comando del console Gaio Duilio ottenne un'importante vittoria nei pressi dell'attuale Milazzo, in Sicilia. Era un duro colpo per Cartagine, che tuttavia conservava saldamente il controllo della parte occidentale dell'isola. I Romani tentarono allora un'operazione terrestre, che però fallì. Questa operazione terrestre era un attacco via terra in Africa nel 255 a.C. Dopo la sfortunata campagna d'Africa, la guerra continuò per altri 13 anni in un succedersi di scontri senza esito, senza vittorie, a parte la conquista romana di Palermo nel 254 a.C. Nel 241 a.C. il console Gaio Lutazio Catulo, alla guida di una grande flotta, ottenne una decisiva vittoria navale alle isole Egadi. Logorati e ai minimi delle loro forze, dopo questo lungo conflitto, decisero di arrendersi e quindi dovettero pagare a Roma un'indennità di guerra, e questa indennità era di 7.800 kg d'argento all'anno per 10 anni. A parte qualche città che ottenne lo status di alleata di Roma, come Siracusa e Messina, che erano alleate di Roma, la Sicilia passò sotto l'amministrazione diretta del vincitore, cioè Roma. Così la Sicilia divenne la prima provincia romana, cioè un territorio fuori dalla penisola italica governato dal magistrato di Roma. Quindi questa prima guerra portò molti vantaggi a Roma, come per esempio le conquiste della Corsica e della Sardegna, ex isole cartaginesi, quindi il Mar Tirreno era completamente romano.
Poi anche la conquista dell'Iliade, che era vicino alla Macedonia, e la conquista di Milano, che era dei Galli, che furono sconfitti dai Romani stessi, e quindi Mediolanum passò a Roma. E quindi questo è più o meno. Qui c'è la mappa, questi più o meno furono tutti i territori conquistati da Roma, questi in rosso. Sardegna, ricapitolando, Sardegna, Corsica, Mediolanum, un po' della pianura padana e praticamente tutto il Mar Tirreno, compreso gli Illiri, che era vicino la Macedonia. Allora, dopo questo bellissimo periodo romano di conquiste, eccetera, Cartagine prepara una rivincita. La prepara perché diciamo che avendo perso tutto questo non era molto d'accordo, diciamo. Quindi scoppia la seconda guerra punica, che durò dal 218 a.C. fino al 202 a.C. Scoppiò non proprio non volendo farla scoppiare apposta, ma perché sia Cartagine che Roma erano interessati alla penisola iberica, e quindi la famiglia dei Barca, che era la famiglia che governava Cartagine, decise di mandare l'esercito lì in Spagna e anche in Portogallo per le tante risorse e ricchezze che c'erano in quella penisola. Il problema è che Roma e Cartagine si ritrovavano di nuovo in un collasso tra i due. Strinsero nel 226 a.C. un accordo romano-cartaginese, scritto e fissato al fiume Ebro, che era il limite, al fiume Ebro, e questo fissò il limite del territorio punico nella regione iberica. E quindi era un trattato di frontiera. Dopo questo trattato, però, Roma conquistò Sagunto, che era una città a sud dell'Ebro, quindi nella zona di influenza cartaginese. E quindi il patto già da Roma era stato violato. Nel frattempo, la guida dell'esercito punico venne assunta dal giovane figlio di Amilcare, Amilcare Barca, Annibale. Era uno dei suoi due figli, e i suoi due figli erano Asdrubale e Annibale. Nel 219 a.C. Annibale assediò e conquistò Sagunto di nuovo. Questa era un'azione fatta per provocare Roma, che puntava apertamente a indurre i Romani a riaprire il conflitto. I Romani pretesero la consegna di Annibale da parte dei cartaginesi, ma Annibale stesso, e di fronte al prevedibile rifiuto cartaginese di questa richiesta, dichiararono guerra a Roma. Quindi scoppia la seconda guerra punica. Annibale, che era, diciamo, a capo dell'esercito, insieme a suo fratello, a capo dell'esercito cartaginese, adottò una strategia pressoché nuova: combattere su terra anziché via mare, e penetrando in Italia dalle Alpi e assoldando le popolazioni italiche e galliche contro Roma. Nuova fu anche la via scelta da Annibale per attuare il suo piano, cioè, come ho detto prima, l'attraversamento delle Alpi nel 218 a.C. Partì con 70.000 uomini e 37 elefanti, ma di questi 37 elefanti ne sopravvisse solo uno, perché in Gallia c'era un piccolo esercito romano che aspettava Annibale, ma loro riuscirono a scappare, però un po' feriti, logorati da questa battaglia. Comunque penetrarono nella penisola italica, dalle Alpi, e si rafforzarono anche con l'assunzione di uomini italici e gallici, e
sconfissero i Romani presso il Ticino e presso il Trebbia. L'anno seguente varcarono l'Appennino e distrussero l'armata consolare presso il lago Trasimeno nel 217 a.C. La strada verso Roma ormai sembrava aperta e senza difficoltà, e Roma stessa si preparò all'assedio, ma Annibale deviò verso l'Umbria per organizzare contro Roma una grande coalizione di italici, quindi di assoldare più italici possibili. Roma, i romani, pensavano che questa guerra l'avrebbero vinta più facilmente, ma adesso si ritrovavano con i cartaginesi che puntavano verso la città. Allora, respinta l'ipotesi di avviare trattative, il comando fu affidato al dittatore Quinto Fabio Massimo, che fu detto il temporeggiatore, perché accortamente volle evitare un pericoloso scontro in campo aperto, preferendo disturbare i cartaginesi con azioni di logoramento e guerriglia, tutto fatto per indebolirli e fargli consumare più risorse possibili. Era un modo di combattere completamente estraneo alle tradizioni romane e non era condiviso né dal Senato né anche dal popolo, che tutte e due premevano per attaccare Annibale e imbatterlo direttamente. E dopo il semestre di dittatura di Quinto Fabio Massimo, il comando fu affidato a Terenzio Varrone ed Emilio Paolo, e questi due andarono direttamente a combattere contro Annibale. Lo scontro avvenne a Canne, sul fiume Ofanto in Puglia, il 2 agosto del 216 a.C. e la sconfitta fu veramente disastrosa per i Romani. I Romani persero oltre 40.000 uomini e lo stesso Emilio Paolo morì. Dopotutto, però, Canne non si dimostrò una vera e propria catastrofe per i Romani, perché in questa guerra l'esercito cartaginese, pur aver vinto, era molto logorato ed era povero di risorse e rifornimenti. Quindi, tutto questo indusse Annibale a concentrare i propri uomini nella città di Capua, passata ai cartaginesi per riprendere forza e attendere aiuti e rifornimenti. Questi ultimi, tuttavia, non giunsero che in misura insufficiente, perché ostacolati dalla presenza di Roma, questi rifornimenti dovevano arrivare dalla penisola iberica, ma non arrivarono mai proprio perché Roma bloccò tutto. Inoltre, la defezione dei popoli italici da Roma, su cui Annibale aveva fatto conto, si verificò solo parzialmente. In realtà, solo popolazioni recentemente sottomesse, come i Galli o alcune città della Magna Grecia e della Sicilia, passarono dalla parte dei cartaginesi. La seconda guerra punica fu anche un collaudo del sistema di dominio costruito dai Romani in Italia. Collaudo che riuscì bene. A far vincere questa guerra fu la fedeltà delle popolazioni italiche a impedire che la sconfitta di Canne divenisse un disastro. Il comandante cartaginese trascorse inattivo a Capua alcuni anni dal 216 al 211 a.C., anni che invece che di rafforzarlo ne minarono le forze e la strategia. Nel frattempo Roma aveva molto tempo per riprendersi. Le ricchezze pubbliche e private furono profuse per le spese di guerra, e si riuscì ad armare un esercito di ben 20 legioni rispetto alle 15 precedenti. Nel 212 a.C. l'esercito romano assediò e conquistò Siracusa, passata dalla parte di Annibale. L'assedio rimase memorabile anche per le grandi macchine di difesa inventate dal grande matematico Archimede. Intanto, approfittando delle sconfitte romane e alleandosi con Annibale, scese in guerra contro Roma anche il re Filippo V di Macedonia, preoccupato per la presenza romana in Illiria, che, come ho detto prima, era vicino alla Macedonia. Questa prima guerra macedonica, che durò dal 215 a.C. fino al 205 a.C., fu gestita da Roma, stringendo alleanze con le città greche avversarie di Filippo, e queste battaglie si conclusero con niente, nulla di fatto.
Sia in Italia sia fuori, dunque, la strategia di Annibale di allargare fronte dei nemici di Roma non ottenne i risultati sperati. Poi ci fu il momento chiave che portò a Roma la vittoria, che partì dal 211 a.C., quando Capua venne rasa al suolo dai Romani e Annibale si ritirò più a sud. L'anno seguente il comando dell'esercito di Spagna, dei Punici, venne affidato al giovane, no, sì, dei Romani, scusate, venne affidato al giovane Publio Cornelio Scipione, che entrò al 216 a.C. riuscì a espellere completamente i cartaginesi dalla penisola iberica. Un esercito guidato dal fratello di Annibale, Asdrubale, entrò in Italia, ma fu sconfitto nel 207 a.C. presso il fiume Metauro, nelle Marche, dove Asdrubale stesso perse la vita. Scipione convinse allora il Senato a portare la guerra in Africa. Nel 203 a.C. sbarcò non lontano da Cartagine e con l'appoggio di Massinissa, che era il re della Numidia, una regione più o meno nell'odierna Algeria, che era ovest del territorio cartaginese, ottenne una serie di vittorie che costrissero i cartaginesi a richiamare Annibale in patria. Era quello che Scipione aveva previsto e voluto fin da subito. Nel 202 a.C., ormai quasi alla fine, a Zama, nella Tunisia attuale, avvenne lo scontro decisivo. Scipione trionfò, tanto da meritarsi il soprannome di Africano. Annibale fuggì in Oriente. Cartagine dovette arrendersi e subire ancora una volta durissime condizioni di pace. Rinuncia alla Spagna. Consegna della flotta, pagamento di un'enorme indennità di guerra, divieto di fare guerra a chiunque senza il consenso di Roma. Anche se la città restò intatta, la sua potenza era irrimediabilmente minata. Roma dominava ormai il Mediterraneo occidentale. Quindi, in poche parole, ho voluto fare due schemi della prima e della seconda guerra punica. In poche parole, la prima guerra punica. Succede che Roma e Cartagine entrano in guerra per conquistare la Sicilia. Siccome Cartagine aveva il vantaggio del dominio sul mare per quanto riguardava i rifornimenti e i viveri, Roma decise di preparare una grande flotta navale di 120 navi per attaccare Cartagine in mare. I Romani vinsero la battaglia contro i cartaginesi vicino Milazzo, tutto questo nel 260 a.C. Si susseguì poi una spedizione in Africa, ma i Romani furono sconfitti. Nel 255 a.C. La guerra finì con la vittoria di Roma grazie alla vittoriosa battaglia navale alle isole Egadi nel 241 a.C. Questa vittoria di Roma dunque segnò la fine della prima guerra punica con la vittoria di Roma stessa. Anche il secondo schema, che è sulla seconda guerra punica, che il riassunto è che inizia nel 218 a.C., quando Annibale è generale cartaginese, arriva in Italia attraversando Spagna e Alpi. Nel 216 a.C. a Canne, in Puglia, vengono sconfitti i Romani, ma poi sbarcano via Africa nel 202 a.C. a Zama, dove Annibale venne sconfitto da Publio Cornelio Scipione, chiamato anche l'Africano. Così Roma controllava la Spagna e l'Africa e appunto vinse Roma ancora. Questo è tutto e basta.